Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi, dopo oltre un mese e mezzo, siamo ritornati sui nostri sentieri, amati sentieri. Oggi vi porto con me in un bel giro panoramico. Oggi mi trovo addirittura fuori regione, sono nelle Marche, per cui oggi vi porto sulle terrazze del mare. In pratica sto facendo un giro collinare dove poi dopo entro nel parco San Bartolo per poi arrivare a una delle spiagge più wild della nostra zona e della zona delle Marche. Per cui rimani con me e spero che ti diverti anche tu. Appena fatto una salita, ora mi trovo in uno dei pochi tratti boschivi di questo percorso. Oggi, non lo so, mi sembrava un po' temperature della giungla, mega umido, infatti è anche oggi leggermente coperto. Ora lì non so cosa è peggio, il sole che ti arde sulla pelle o umidità tipo 3000, non lo so, però divertente. Per oggi è un lunedì, per cui in assoluta solitaria, non credo di incontrare persone su questo tratto di sentiero, per cui la natura oggi è tutta nostra. Peccato che ci sia questa foschia, perché quello era uno dei punti belli, perché coperti ancora nel bosco. Ora più avanti sicuramente speriamo che si schiarisce un attimo un po' e vada via questa foschia, così vi posso far vedere anche dei panorami a voi. Come avete visto, adesso mi trovo in mezzo qui alle ginestre, fantastico, un odore strepitoso. E nel frattempo, come vedete, mi sono coperto, anche se il sole non è proprio forte, però comunque meglio coprirsi. Mi sono applicato anche una crema solare con alta protezione, un 50, perché comunque sentivo già un po' la pelle tirare. Anche se non sono proprio il tipo di carnagione chiara, però bisogna comunque proteggersi, perché tutte le ore sotto il sole. Adesso guarda un attimo, sono le 10:30, per cui ho ancora un altro po' e mi farò, cioè, evitando di cuocermi, mi sono messo la crema. E già che ci siamo, credo che farò un video separato proprio sulla protezione solare o come proteggersi dal sole. Figo, eh?
Oggi è fantastico, anche perché davvero solo, da solo, non c'è nessuno qui nel sentiero. Ora anche non credo che è un sentiero molto battuto, però le altre volte comunque qualcuno trovavo sempre di domenica, per cui oggi proprio lunedì tutti al lavoro e io qui in giro. Poi dopo andrò giù in questa spiaggia wild, anche se io non sono il fan del mare, non sono un gran amante del mare, però in questa occasione sì. Io non sopporto mettermi lì nei stabilimenti balneari con 3000 altre persone che gridano, o i soliti malducati che stanno lì ore e ore al cellulare e nel frattempo io mi faccio i cazzi loro, che anzi non me ne frega proprio un cazzo. Scusate tutte queste parole poco opportune. Vabbè, tanto credo che sul mio canale ci siano pochissime signorine, per cui scusatemi. Ok, ora ritorniamo sull'asfalto. Ah, ciclista lì. Tutta gente che di lunedì fa un cazzo, no? Allora, guardate qua. Questo è un vecchio, sì, ristorante, bar, che è chiuso da una vita. Questo c'ha un panorama spettacolare. Vabbè, adesso c'è la nebbia qui, però è questo. E io da quando, diciamo, vengo qui, io non so, una, due volte all'anno comunque vengo a prendermi il sole qui in questa spiaggia. Ormai saranno 4 anni, non so, tipo una cosa del genere. E quel coso lì è sempre stato chiuso, chissà perché, peccato davvero. Oh, per fortuna un po' d'ombra qui, però finisce là. Intanto godiamocela questa piccola ombra, fresco per oggi, dai. Ora qui è anche abbastanza ventilato, perché comunque il mare è là, per cui soffro anche molto meno. Ma prima lì dentro, in quel pezzettino di bosco iniziale, giungla, ci sarà stato 3000% di umidità. Yo, altro ciclista. Due. Ciao, buongiorno. Io pensavo che fossi l'unico che il lunedì non fa un cazzo. Buongiorno. So se riuscite a vederlo. Lì c'è un battello. Nah, mi sa di no. No. Figo. Ebbrezza. Cavolo, ci tocca salire qui su. Guarda un po'. Opa. Dai, 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 ce l'abbiamo fatta. Bel strappettino. Però poi dopo, dai, gamba ormai ben calda, si fa. Qui in mezzo a tutti questi cespugli, poi dopo qui abbiamo dell'ortica. C'è un'umidità pazzesca. Avrò battuto a 3000. Oh. Che ovviamente non può mancare.
nella seconda colazione un po' di carboidrato per dare un po' di benzina al corpo. Ora mi sono messo un attimo la sciarpa perché qui comunque c'è un po' di vento, qui sono all'ombra, sto bene. Allora prima di raffreddarmi troppo andiamo un attimo a coprirci. Bene, io do un morsetto e poi dopo si riparte. Fantastico. A dopo. Come appena avete visto, la terrazza sul mare, io sono arrivato, adesso sto scendendo. Questo è figo perché comunque qui ci si può arrivare esclusivamente solo a piedi, per cui tanta gente non preferisce non andarci perché comunque c'è una bella risalita da fare. Ora per farvi un attimo vedere. Questa, ora sono comunque ancora un'altra volta sull'asfalto perché una volta qui c'era un servizio navetta che portava su dal centro dove ho fatto colazione con la navetta giù i bagnanti. Poi dopo non vi so dire il motivo, l'hanno smessa, anche perché questo tratto di strada è proprio chiuso alla circolazione, si può dire così, non ci si può circolare con le macchine e niente, per cui esclusivamente per noi trekker o per chi cammina, anche perché per arrivarci giù dai ci vuole un po', più che altro per risalire. E lì in spiaggia, comunque in una spiaggia non attrezzata, per cui ho detto già quattro volte per cui, no? Per il motivo che non... Allora, se ci si ha da bere si beve, se si porta da mangiare si mangia. E niente, è stato brado, wild, molto bella. E sicuramente, essendo anche lunedì, davvero non ci sarà nessuno. Io quella volta, quelle volte che sono venuto anche qualche domenica d'estate, ma la volta in cui c'era più gente erano forse 10 persone, ma al massimo. Ok, scendiamo giù. Io ora taglio qui, faccio un altro percorsino wild, cioè, perché poi dopo troppo asfalto neanche va bene. A dopo! Rieccomi. Ma cosa strana, già ho visto tre persone lì giù. Che palle, pensavo di essere da solo. Sono venuto apposta il lunedì. Dai. Niente, allora bagnetto col costume, niente. Si può fare nulla, guardate qua che bello. Allora, non il bidone dell'immondizia, perché quello fa schifo, no? Anche lì. Beh, dico che c'è, si può usare, però alla fine potrebbe anche uno riportarseli. Oh, due se ne sono andati, benissimo. Allora, dicevo, sì che ci sono comunque i bidoncini dell'immondizia, ma comunque qui bisogna, boh, non so, comunque non è paese o città in cui l'operatore ecologico passa, qui devono venire apposta. E vabbè, sicuramente è meglio metterli nel bidone che buttarli in giro, però alla fine uno può portarseli anche un'altra volta a casa, no? Tanto chi viene con lo zaino. Vabbè. Niente, guardate qui che figata. Bosco e lì giù mare. Figo. Ah, ma oggi è pieno qui, eh? Sì. Ma pensavo che non ci fosse nessuno, invece
E nel frattempo ci siamo fatti anche un amichetto nuovo. Come si chiama lui? Lei, Joy. Joy, lei, amichetta nuova. Bene, io sono arrivato in spiaggia, guardate che figata, molto wild. Qui poi dopo la gente con tutta la legna che viene portata a riva dalla mareggiata fanno queste capanne. Fantastico. Oggi però, come detto, c'è un po' troppa gente, giustamente, visto che la volta che io all'anno vengo al mare non ce n'è, tutto coperto. Però dai, ora spero che non inizi a piovere. Io vado a fare il bagnetto. Fantastica, l'acqua è freddissima. Mi si è fermato il cuore. Fico, però pulitissima, guardate. Poi comunque ha qualcosa di film horror, guardate. Con questa nebbia in fondo, ah, fichissimo. Il paese è quello lì dove ho fatto la colazione stamattina, o la seconda colazione. Oh, adesso un po' relax qui nell'acqua. Oh. Adesso mi sa che il corpo si è temperato, non sento più nulla, quel shock iniziale dell'acqua fredda. Però dai, alla fine è figata perché comunque è caldo, ma non c'è quel sole che brucia. Preferisco, dico la verità. Ma niente, volevo fare anche un saluto a tutti coloro che oggi sono al lavoro. Anche se, vabbè, non c'è tanto sole, però credo che sia molto più rilassante stare qui che da voi negli uffici o nelle aziende avanti al computer con l'aria condizionata. E lo so, ora mi odiate tutti, non fa niente. Il mio riparo di oggi, ho fatto sto shelter con un telo, ho preferito non prendere o non portare dietro un tarp perché essendo in plastica col caldo e niente, adesso prima ho mangiato, adesso lascio un po', leggo qualcosa e poi mi sa che faccio una pennichella e poi si riparte.
Bene, per oggi direi che è tutto. Il rientro è lo stesso itinerario dell'arrivo, per cui non è ad anello. Io sono rimasto altri 10 minuti qua a guardare un attimo questo fantastico panorama. Ti ringrazio per la visione, spero che ti è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima!